chiamo Gianni Guaita, ho compiuto 100 anni, sono nel mio 101esimo anno di età, ho avuto un grande amore che mi ha legato a mia moglie, siamo stati insieme 76 anni. Da mia moglie ho avuto 3 figli. Devo dire che dai figli si impara molto, io ho imparato molto dai miei figli, specialmente dalla mia figlia Anna, che è la seconda nostra nata, che ha un carattere gioioso e aperto, quello che ora un po' si ripete nella mia bisnipotina Giorgina, estroversa, allegra. Rappresenta proprio per tutti noi la gioia di vivere. La vita da centenario è una vita molto comoda perché tutti ti aiutano, per cui ho la fortuna non solo di avere una governante che mi manda avanti da casa, ma anche 2 ragazze che mi vengono ad aiutare per scrivere al computer il nuovo libro definitivo che sto mettendo insieme, quello che deve dire come cosa penso della vita. Lo stimolo per scrivere il mio libro è stato il rapporto con la Giorgina, che mi ha fatto rivedere anche la stessa vita di Orietta bambina, e con lo stimolo di quella giovinezza autentica che c'era lì accanto a me, ho potuto rivedere anche la vita di mia moglie, avere accanto mia moglie. E così ho scritto discorrendo con Eros e con Thanatos. La cultura e la stessa vita sessuale ci spingeva a capire Eros, ma eravamo sordi all'altro, al compagno di Eros, a Thanatos. Questo l'ho capito soltanto quando ho perduto la donna con cui avevo vissuto per 76 anni, cioè mia moglie. Ho avuto la lingua inglese accanto per tutta la mia vita senza essere riuscito ad impararla per la barriera dei suoni, che sono suoni molto diversi. Il miracolo che ha fatto Babbel è di farmi sentire, di farmi esercitare a percepire quei suoni. È stata una vera e propria insegnamento per il mio orecchio, per il mio istinto musicale, farmi liberare. E perciò mi ha dato anche una grande gioia, come una liberazione, come se sentissi delle nuove musiche. All'epoca in cui si scriveva con le penne, neanche con la macchina da scrivere, e quindi era un modo molto lento di imparare. Oggi il computer offre una macchina di una meravigliosa velocità, anche se si pensa che invece di scartabellare in una grande biblioteca, adesso il computer si dà straordinariamente, con estrema facilità, il contatto in tutto il mondo della cultura, si aprono davanti confini enormi, si vede, direi, l'universo.